succede della vita dello spettacolo italiano. Sì. Che è anche l'analisi di una differenza abissale tra il mondo intellettuale dei tempi di tuo padre, che comunque ha vissuto dalla fine degli anni 50 fino alla fine degli anni 70, quindi 20 anni di storia. Sì. Della televisione, del cinema e del teatro soprattutto. Sì, sì, quasi 30, perché comunque lui si è entrato in accademia, si è diplomato nel 52, quindi penso che sia entrato nel 49, adesso potrei sbagliarmi, ma credo che siano queste le date, ed è morto nel 78, quindi insomma sono praticamente 30 anni. Sì, quindi ha vissuto la nascita della televisione. Sì. Ha vissuto gli anni della crisi del cinema degli anni 70 e ha vissuto la stagione d'oro del teatro. Sì. E questo, su questo hai fatto qualche analisi di differenze tra il teatro che hai vissuto tu, perché tu sei un'attrice, sì, e quello che hai vissuto tu rispetto alla vita che hai avuto con tuo padre seguendolo. Guarda, io mi reputo molto fortunata, perché quando io ho iniziato, insomma, io ho fatto il mio primo spettacolo da professionista, è stato il suo ultimo, perché il Mercante di Venezia, appunto l'estate del 78 con l'Estate Teatrale di Verona, regia di Cobelli, io facevo Jessica e lui faceva Shylock. Ah, quindi vi siete incrociati sul palco? Sì, in questo spettacolo, sì. E alla fine della tournée di quello spettacolo, dopo un periodo di vacanza che lui purtroppo fece in barca al mare, cioè di andare in montagna, che sicuramente sarebbe stato meglio per la depressione di cui lui soffriva, il 30 agosto lui ha deciso di dire basta. Quindi io mi sono sentita in qualche modo investita di un testimone, e la mia scelta io l'avevo fatta 3 anni prima, perché nel 75, mi sembra, 76, eravamo sempre a Verona ed eravamo andati a vedere le prove dell'Enrico V con Lavia, e io avevo chiesto di rimanere per seguire le prove, eccetera, e lui ovviamente non mi lasciava da sola, avevo 15-16 anni, però c'era un'attrice in compagnia che lui conosceva bene, eccetera, che disse: guarda, se vuoi sta con me, perché tanto così. E quindi io rimasi, mi sembra, una decina di giorni, una settimana, non mi ricordo. E fu lì che io decisi di voler fare l'attrice, quindi era precedente. Sì. Però nel momento in cui lui morì, e io ero l'attrice di casa, avevo appena fatto lo spettacolo con lui, eccetera, mi sono appunto sentita investita di questo testimone. E scherzando dicevo: se l'enciclopedia dello spettacolo adesso ha una colonna su Vannucchi, poi ce ne saranno due, certo. Nel senso che e quindi ti dicevo, sono stata molto fortunata, perché io vivevo a Milano, quindi a un certo punto, già prima, perché c'è una lettera in cui lui mi dice: fai il provino con Streller, un po' di timidezza va bene in questo mestiere, però non deve diventare patologica, eccetera eccetera. Quindi avevo fatto questo provino con Streller tempo prima e fui chiamata per L'anima buona di Szechuan. E io ho vissuto gli anni in cui tournée voleva dire ancora Parigi, Vienna, Budapest, Madrid. Sì. Qui ho fatto La vita di Galileo con Scaparro e siamo stati a Berlino, e c'era il muro ancora, e appunto Madrid, Barcellona, cioè voleva dire ancora teatri stabili, voleva dire tournée all'estero, voleva dire anche portare la cultura italiana in giro per il mondo, anche perché la cultura italiana era una signora cultura. Grazie anche a splendidi e grandi e soprattutto professionali attori come tuo padre e tutta la sua generazione. Ma tu
guarda adesso dove sono gli attori, cioè quelli che ci sono ancora, perché ovviamente mio papà era del 30, adesso avrebbe 84 anni. C'è. Ma dove sono gli attori che sono stati con lui, la nostra bandiera culturale, eccetera? Cioè la fatica che fanno anche a poter proseguire. Io mi ricordo Scaccia, che non c'è più, che a cui ero legata, perché appunto Misura per Misura, poi fece parecchia tournée, adesso non mi ricordo quanti anni, ma insomma, e io, come ti dicevo, appena avevo le vacanze a scuola lo raggiungevo. Scaccia era un signore attore, no? Certo. Cioè ha avuto delle cose. E Scaccia alla fine aveva si era ritagliato un piccolo spazio dove riusciva a fare delle piccole cose, non è stato aiutato da nessuno, ma anche dal punto di vista del ricordo, no? Sì. Io una volta sono stata invitata all'università, proprio perché avevo fatto fare l'archivio, eccetera, a una conferenza, una cosa sugli archivi e sulla cosa, a testimoniare la mia scelta. Ed era bellissimo perché c'era questa platea di ragazzi giovani che frequentano l'università, la facoltà. Sì. E allora gli ho detto: adottate un attore senza figli. Cioè, quanti attori sì, ci sono? Certo. Io nel mio cuore c'è la Volonghi e la Brignone, perché le ho conosciute tutte e due e sono totalmente dimenticate. Sì. Allora gli ho detto a questi ragazzi: adottate un attore senza figli e curatene la memoria. Cioè, cercate di fare qualche cosa per cui, in piccolo, perché per carità, ha ragione Castellitto quando dice che il nostro mestiere è scritto sulla sabbia, e come la famosa canzone, non mi ricordo, arriva l'onda e porta via tutto, perché è così, soprattutto del teatro. Adesso ci sono delle testimonianze, appunto gli spettacoli ripresi, eccetera. Una volta non c'era neanche quello, certo. Cioè, se no avremmo... Sì. E purtroppo non era d'uso. Adesso quasi ogni compagnia comunque un video, certo, lo fa, sì, anche solo per l'eventuale ripresa, no? Perché lui ha fondato una compagnia, gli associati? No, lui non ha fondato gli associati, anzi, lui è entrato nella compagnia che già esisteva, la cui testa, diciamo, pulsante era Giancarlo Sbragia. Sì. Ah, e quarto d'ora fatti, dicevo, quando fu dato in onda il vizio assurdo, no? Tornando sì. al discorso del suicidio, proprio perché fu messo in onda così vicino alla sua morte, Giancarlo Sbragia fece un cappello, cioè un'introduzione. Giancarlo Sbragia è particolarmente nel mio cuore perché nei giorni del funerale, prima, dopo, eccetera, così, fu l'unico adulto che io avevo 19 anni meno un quarto, come ti ho detto prima. Sì. E fu l'unico adulto che a un certo punto mi prese, mi disse: vieni che andiamo a fare due passi. Mi portò proprio fuori dalla casa dove stavamo e mi parlò di questa scelta. E mi è rimasta sempre nel cuore questa cosa, sì. Perché io capisco che per mia madre fosse impossibile. Cioè, affrontare il problema. Però di adulti ce n'erano tanti, sì. No? Di adulti, certo. che fossero parenti o che fossero amici, eccetera, però a nessuno è venuto in mente questa cosa. A lui sì, e per me rimarrà per sempre. Comunque, dicevo, lui ha fatto un cappello bellissimo, un'introduzione alla messa in onda del vizio assurdo, in cui a un certo punto, fra tutto quello che dice, come se io, perché sto interpretando Otello, tornassi a casa e strangolassi mia moglie. Certo. Cioè. Sì. Quindi questa cosa a me mi è sempre rimasta molto... Poi un giorno mio marito, Bruno Armando, parlando di questa cosa che a me mi faceva molto... E lui mi ha detto: ma perché tu sei troppo coinvolta da figlia, giustamente, eccetera, non riesci a vedere il lato romantico. Sì. Cioè questa cosa da chi... lo ha vissuto da fan, cioè da lontano, dalla televisione, dai giornali, ok, è un po' una cosa da... E mi ha aperto una visione a cui io non potevo arrivare da sola, cioè mi ha come dato quell'occasione di distacco, sì.
Sì. E di poter vedere la cosa da un altro punto di vista. E quindi continuo a pensare che sia riduttivo, come dicevamo prima, rispetto alla sua intelligenza e alla sua persona, ma molto più tollerante, capisco chi magari lo interpreta in questo modo. Anche perché l'ultimo suo spettacolo è stato Il Mercante di Venezia, prima del Mercante c'è stato Misura per Misura, ci sono state mille altre cose, e però va bene così, insomma. Oltre al cinema, che è stato, mi dicevi, uno dei crucci di tuo padre, non essere riuscito a interpretare personaggi forse più... Sì, ti dico, cioè lui ha avuto... Comagiare frequenza, immagino, più che altro. Sì, lui appunto, siccome era un attore televisivo molto popolare, eccetera, ai tempi, questa forse cosa... Uno dei, sicuramente, se non il più popolare, uno dei più popolari in televisione. E questa cosa sicuramente l'ha un po' tenuto lontano dal cinema, no? Perché soprattutto allora c'era difficoltà. Sì. La televisione cannibalizzava. Esatto. Ed era considerato, hai capito, l'attore di televisione non era tanto... E lui ce l'aveva questa voglia. Cioè questa, poi ti dico, ha avuto comunque delle occasioni bellissime, perché lui ha lavorato con Rossellini, ha fatto Anno 1, con Losi L'assassino di Trotsky, con Kalatozov La tenda rossa, che forse rimane l'unico film che si vede, cioè che anche perché secondo me anche lì un sacco di polemiche, perché proprio il personaggio che interpretava lui, no, il comandante Zappi, era stato accusato di cannibalismo, cioè nel senso che per sopravvivere c'è stata una storia, ed è anche quella una bella fetta di storia italiana, perché comunque parla della spedizione di Umberto Nobile in Antartico, dove il dirigibile si ruppe e quindi rimasero là. Sì, il cinema è rimasto un po'... un desiderio non realizzato, diciamo. E questo ha pesato su tuo padre, nella sua disanima professionale? Ma guarda, per quello che posso ricordare io e posso testimoniare io da figlia piccola, perché in qualche modo noi ci confrontavamo, per carità, su mille cose, c'era, anzi, poi... Lui era un po' pedagogo, gli piaceva un po', capito, avere a che fare con i giovani, avere non insegnare, è sbagliato, però insomma essere, confrontarsi anche, perché quindi parlavamo tanto e ci confrontavamo su un sacco di cose. La mia impressione, però voglio dire, non ero un adulto con cui lui si confrontava alla pari, in questo senso lo dico. La mia impressione è che a lui facesse molto più male la condizione in cui il teatro cominciava ad andare, e forse anche intravedeva già quello che il cambio che la cultura avrebbe subito, gli intellettuali, come dicevamo prima. Poi lui odiava gli intellettuali, cioè lui diceva: adesso uno è obbligato al caffè, beve il caffè la mattina e lo deve fare in modo intellettuale, cioè tutto deve essere, e a questa cosa lui andava contro, perché non, pur essendo un vero intellettuale, perché un vero intellettuale, comunque una persona di una cultura pazzesca, con un amore per la cultura. Ma ci sono anche degli aspetti nella mostra di cui non mi hai ancora parlato, che sono forse quelli più curiosi. La sezione Vanity. Ah sì, la sezione Vanity riguarda, diciamo, lui, vabbè, molti se lo ricordano per la pubblicità della grappa, che non dico qual era. Sì. E
perché lui ha fatto i caroselli, credo, per 3-4 anni di quella grappa, ed erano molto belli, anche le foto, insomma, ci avevano... Caroselli, sì. Non promo pubblicitario. No, era ancora carosello. Sì. E l'ho fatto anch'io. Purtroppo non li trovo, perché un anno avevano deciso che lui in giro per Verona, perché erano tutti girati in quella parte di Veneto dove appunto veniva, intorno a dove veniva prodotta la grappa, e quindi un anno fu sul fiume con tutte le ville del Palladio, e lui non mi ricordo se dicesse poesie o cose, e un anno fu scelto di fare a Verona, lui che ripreso nelle varie strade per Verona eccetera, così che recitava pezzi del Romeo e Giulietta. Allora a un certo punto hanno voluto mettere questa Giulietta che doveva essere molto giovane, e così, e quindi lui mi chiese se volevo farla io, che ero timidissima, imbranatissima, però mi piacerebbe da matti averli, perché chiaramente, no, sarebbe un documento. E quindi in Vanity ci sono appunto le cose più legate, i fotoromanzi, perché in quegli anni, negli anni 60 soprattutto, 70, c'era questa... Che bisognerebbe magari ricordare che cos'erano i fotoromanzi. I fotoromanzi erano delle fotografie, cioè delle storie a fumetti, esatto, praticamente, dove invece del fumetto c'era la fotografia con quindi le famose espressioni. Sì. E quelle perché... Però insomma sono... E avevano un grande successo e un grande pubblico. Assolutamente, assolutamente. E poi c'è un pannello sulla vita privata, nel senso che ovviamente il rapporto con mia madre, noi, e ci sono un po' di foto, c'è un po' di... Poi una cosa molto carina dei pannelli, secondo me, è che in cima ad ogni pannello, a seconda dell'argomento di cui tratta, ci sono dei brani presi da interviste, quindi sono parole sue o comunque magari citazioni. Sì, citazioni di interviste, eccetera, così riferite al tema del pannello e appunto lì su quello della vita privata ce ne sono un paio sul matrimonio, sull'essere padre, insomma. Thank you.